Per iniziativa della cooperativa di comunità in collaborazione con la Proloco, tutti gli anni, da 3 anni a questa parte, attiviamo i primi di novembre questa festa del Cotechino. Abbiamo voluto portare il Cotechino anche in montagna d'accordo col sindaco, perché non è che ci sono prodotti buoni di maiali solo alla bassa. Il ricavato dell'iniziativa andrà a finanziare l'attività di volontariato attraverso la quale la cooperativa porta i ragazzi diversamente abili di Berceto al centro specializzato dei Brunelli di Borgotaro. Ecco, in questi 3 anni avete avuto delle soddisfazioni con questa iniziativa? Abbiamo avuto delle soddisfazioni, perché devo dire che c'è anche sempre andata bene con il tempo, non è facile la prima o la seconda domenica di novembre trovare il sole, ma si vede che siccome la facciamo a fine di bene, per adesso abbiamo avuto caldo relativamente alla stagione e una discreta frequenza. Ecco, questa manifestazione si fa in concomitanza con il November Pork della Bassa, quindi avete avuto molta pubblicità da questa iniziativa qua della Bassa. Sì, certo, noi non abbiamo nessuna intenzione né possibilità concrete di fare concorrenza al November Pork, che è una attività ormai assolutamente consolidata e conosciuta a livello nazionale. Ecco, noi però volevamo rilanciare le tradizioni dell'allevamento dei suini, con che c'è molto presente anche a Berceto. Che è a Berceto, e quindi riscoprire un po' questo tipo di attività anche sulla montagna. Speriamo che poi segua anche qualche iniziativa in termini di proprio allevamento di prodotti locali.